my boots and a lily white dress. A million words, but ciao a tutti, sono Gianni, benvenuti in questo nuovo video. Come saprete tutti, la nuova Nokia, con un'abile operazione di marketing, ha ripresentato sul mercato, dopo circa 10 anni, la versione aggiornata del famosissimo Nokia 3310. E ad essere sincero, fare questa recensione è stato come ritornare indietro nel tempo per l'appunto di 10 anni. Infatti, una volta preso in mano il nuovo 3310, sono subito riaffiorati i ricordi e le emozioni di allora. Sensazioni positive che sono continuate dopo aver inserito la batteria ed acceso il telefono. Eh sì, e vi devo confessare che la prima cosa che ho fatto è stato giocare a Snake. Adesso però, mettendo da parte la nostalgia, l'ho utilizzato come telefono principale per un po' di tempo per verificare se oggi ha ancora senso usare un dispositivo con quelle caratteristiche. Iniziamo con la costruzione, che è decisamente buona. Infatti, pur essendo completamente in plastica, il materiale usato è comunque di buona qualità. Le finiture sono curate ed anche prendendolo in mano il touch and feel si conferma buono. E i tasti, complici anche una bella retroilluminazione ed un buon grip, pur essendo piccoli, si premono bene. La backcover sul retro è removibile e all'interno troviamo lo spazio per inserire due SIM card in formato micro ed una schedina micro SD. E qui si manifestano le prime limitazioni, perché la memoria integrata è di appena 16 MB, è quindi indispensabile inserire sin da subito una memoria aggiuntiva. Oltre alle SIM card abbiamo anche la batteria rimovibile da 1200 mAh che si ricarica attraverso la porta micro USB presente sul pannello superiore e che garantisce un'autonomia infinita, cosa che potrebbe interessare a molti. Peccato che l'autonomia è dovuta allo scarso utilizzo che si può fare di questo telefono. Dimenticatevi un uso intensivo di social, anche se ad esempio Facebook è utilizzabile ma con tutti i limiti del caso. App e quant'altro, con il 3310 potremo esclusivamente telefonare, fare qualche partita Snake e ascoltare un po' di musica. Infatti, oltre che il lettore di file MP3, troviamo anche la radio FM, che funziona bene e che si può ascoltare con le cuffie che troviamo in dotazione, che però a dire il vero sono di qualità piuttosto scarsa. Molto meglio utilizzare della cuffia collegata via Bluetooth, che è presente in versione 3.0, quindi avremo quantomeno l'audio stereo. Sempre sul retro troviamo la fotocamera da 2 megapixel, sulla quale non mi soffermerò più di tanto. Vi dirò solo che va bene esclusivamente se dovete fare qualche foto di emergenza. A fianco della fotocamera troviamo anche il flash LED. D'altra parte scordatevi di inviare foto con WhatsApp, l'unico modo sarà con degli MMS. E parlando di messaggi, ci sarà da riabituarsi al T9 come metodo di scrittura. Concludiamo con il display, che è abbastanza luminoso per essere usato all'aperto e con discreti angoli di visione, che però tende a diventare nero se inclinato troppo di lato. È da 2,4 pollici con una risoluzione di 240x320, che farebbe sorridere se montato su qualsiasi altro telefono, ma che è più che sufficiente per il 3310, visto il tipo di utilizzo che se ne può fare. Utilizzo che è comunque limitato in primo luogo dalla mancanza del wifi e dal solo supporto alla rete 2G, che rende la navigazione molto lenta rispetto agli standard a cui siamo abituati adesso, pur trovando installati sia il browser Opera Mini, che è stato abbastanza ottimizzato, e il Mobile Store per scaricare qualche app. Finiamo con la parte telefonica, che è anche la più importante di questo nuovo Nokia 3310, che è buona in conversazione, ma scomoda per la parte della rubrica, che ovviamente, non consentendo la sincronizzazione via cloud, deve essere riempita alla vecchia maniera, ricordandosi però che ad ogni voce non potremo associare più di un numero. Bene, questi erano gli aspetti positivi e negativi del nuovo Nokia 3310, che se da una parte, specialmente all'inizio, restituisce una bella nostalgia di tempi andati, poi nell'utilizzo quotidiano inevitabilmente si scontra con le troppe limitazioni che possiede. Quindi potrebbe essere un dispositivo principale esclusivamente per chi, per qualche ragione, dovesse trovarsi in difficoltà con il touchscreen, non tanto però per le persone anziane per via del design e dei caratteri sia video che fisici che sono comunque troppo piccoli. Oppure, ed è la soluzione migliore, come secondo dispositivo per i nostalgici, approfittandone così per staccarsi un po' dai social e da quello che ne consegue. Come sempre spero che il video ti sia piaciuto, se è così un bel mi piace, un'iscrizione, un commento, una condivisione sono il miglior modo per farmelo sapere. Ti ringrazio tantissimo per la visione e ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.